Oggi diciamo che non è andata proprio eh, come volevamo, eh, è chiaro bisogna analizzare bene eh, quello che abbiamo commesso oggi, eh, però purtroppo questa, questa è la serie B, non puoi mollare niente, soprattutto di vista, sotto il punto di vista anche della, della mentalità, eh, quando hai questi cali eh, rischi sempre, oggi non è andata bene niente. Eh, dispiace perché comunque 4-0 è un risultato pesante eh, anche se eh, oggi abbiamo avuto qualche occasione per, per fare gol però ripeto dai guardiamo il bicchiere mezzo pieno e cerchiamo di andare avanti mercoledì abbiamo una partita per noi importantissima e bisogna continuare su questa strada Quest'anno fortunatamente insomma, eh, sono successe poche volte che dovevamo rincorrere una partita, eh, però da, diciamo che soprattutto gli ultimi, il terzo e il quarto gol sono stati eh, errori, errori nostri. Eh, come dicevi te magari per troppa frenesia, perché magari volevamo aguantare la partita, anche se avevamo avuto qualche occasione per fare gol. Però, Ripeto, non, non è successo. Eh, bisogna guardare, guardare avanti, eh, già da domani mattina cercheremo di capire bene quello che non è andato, in tranquillità, perché alla fine dei conti siamo, siamo ancora primi in classifica e quindi dobbiamo arrivare alla prossima partita, sì, con la cattiveria giusta, perché quattro cose sono pesanti, fanno male, però con la mentalità giusta è chiaro quando non c'è l'atteggiamento giusto eh, affronti la partita non, non convinto e quindi non ti vengono i passaggi non ti vengono le giocate eh, sta tutto lì eh, bisogna entrare fin dai primi minuti con la cattiveria giusta con la mentalità giusta altrimenti rischi di fare, di fare brutte figure non dico che Oggi andata, abbiamo fatto figure, una brutta figura, però è chiaro il risultato è pesante. Non dobbiamo nasconderci su questo, eh, bisogna analizzare bene eh, perché e eh, come mai abbiamo preso, preso questi gol, eh, però ripeto: eh, alla fine dei conti è l'atteggiamento in cui inizia una partita e affronta la partita. Per me abbiamo la fortuna di giocare contro una grande squadra eh, come la Cremonese. E quindi dobbiamo trovare gli stimoli giusti, eh, sicuramente non mancheranno perché eh, abbiamo visto oggi eh, che comunque è stata una brutta sconfitta e bisogna ripartire eh, con, la, con la testa giusta e soprattutto con la testa alta. Dobbiamo affrontare il Cremonese eh, come abbiamo sempre affrontato le altre partite, con la, con la voglia giusta, con l'atteggiamento giusto soprattutto. E poi, ripeto, partite come oggi ci sta nell'arco del, del campionato, però io penso che mercoledì riusciremo a fare una grande partita perché affronteremo una, una grande squadra, però saremo pronti.